Faccio per assaggiarla tu. Stai per pigliare. Prego. Così. No, così. Buonasera a tutti. Siamo in 10, quindi il consiglio comunale è valido. Avremo la seduta del consiglio comunale di oggi, 3 novembre 2020. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Allora, la lettura ed approvazione verbale di sedute precedenti. Chi è d'accordo? All'unanimità. Votiamo per immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? All'unanimità. Come? No. Ha sentito no. Ok. Allora, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Ci sono due ratifiche, le possiamo accorpare? Sì. Allora accorpiamo la ratifica numero 2 al secondo, appunto, all'ordine del giorno e il numero 3 all'ordine del giorno, ratifica variazione di bilancio e giusto delibera della Giunta Comunale 160 del 19/10/2020. Allora le due ratifiche relazionano all'assessore al bilancio. Prego. Relativamente alla proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 30 del 29/9/2020, è stato oggetto la ratifica di variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Comunale con delibera 148 del 9 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 175,4. Nello specifico si tratta di una variazione di bilancio resasi necessaria per provvedere all'erogazione dei canoni di locazione a favore delle fasce più deboli, durante il primo periodo della pandemia. Per tale supporto va richiamato il decreto regionale numero 464 del 2020. In merito invece all'altra variazione di bilancio, lo Stato è intervenuto a favore dei comuni per far fronte alle minori entrate rispetto alle uscite in un periodo di emergenza sanitaria. Va precisato che in base al testo unico degli enti locali, il decreto legislativo 267 del 2020, quando si tratta di decisioni dettate da un'urgenza, la Giunta le può adottare in via d'urgenza così come è stato fatto, per poi farle ratificare dall'organo consiliare. Ed è questo il primo ordine del giorno su cui si deve votare. Ci sono interventi? Vabbè, potete intervenire. Sì. Avanti. Relativamente alla proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 44 del 26/10/2020, essa riguarda la ratifica di variazione di bilancio giusta delibera di giunta numero 160 del 19/10/2020, con la quale la giunta ha approvato una variazione e un aumento del bilancio di un importo di circa 44.000 euro. In pratica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020, veniva assegnato al nostro comune un contributo di circa 160.000 euro per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Si tratta di un contributo all'investimento su infrastrutture sociali. Nello specifico si è pensato di utilizzare tale somma per ristrutturare la scuola primaria, per rendere la scuola ancora più funzionale. Questo è il secondo ordine del giorno. Ok, ci sono interventi. Prego, consigliere Costura. Allora, in merito al punto numero 2 dell'ordine del giorno, la nostra posizione è favorevole, perché comunque sono delle variazioni che riguardano agli aiuti contributi governativi e regionali, sia per l'emergenza sanitaria e soprattutto il sostegno quindi della scuola, che per noi rappresenta un luogo di crescita culturale e sociale per ogni essere umano. Quindi ribadiamo la nostra posizione favorevole. Ok, se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Chi è d'accordo? All'unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? All'unanimità. Votiamo per il terzo punto all'ordine del giorno. Chi è d'accordo?
Votiamo per le date di seguibilità. Chi è d'accordo? All'unanimità. Ok. Abbiamo votato per il secondo e terzo punto dell'ordine del giorno. Passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno. Determinazione dei gettoni di presenza delle indennità di funzione degli amministratori. Subito dopo l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, cioè si tratta di determinare quelle che sono le indennità sia della Giunta sia dei consiglieri comunali. Questo è un provvedimento che richiede il parere del revisore dei conti, che deve accertare che non c'è stata variazione della spesa rispetto al periodo precedente. Infatti il nostro revisore ha dato atto che rispetto al 2015 non c'è variazione della spesa, e quindi chiediamo al Consiglio Comunale di approvare questa delibera prevista quale adempimento obbligatorio. Ci sono interventi, prego consigliere Alma. Buonasera a tutti. Noi annunciamo un voto contrario al quarto punto, quindi dei gettoni di presenza e indennità di funzione degli amministratori comunali. Lo preannunciamo, e inoltre io ricordo che 5 anni fa l'amministrazione fece una decurtazione del 20% sulle loro indennità. Adesso diciamo, ovviamente gli importi sono gli stessi, però volevo capire innanzitutto se l'amministrazione è intenzionata a fare questo nuovamente questa rinuncia, e noi proponiamo all'amministrazione di farla questa rinuncia, perché così destiniamo parte delle nostre indennità e tutti i nostri gettoni di presenza su magari un fondo per stabilità locale, o per affrontare delle situazioni particolari che si stanno moltiplicando sempre di più. Magari possiamo, ecco, fare un piccolo gesto e dimostriamo appunto anche alla collettività che anche la politica sa fare dei piccoli sacrifici. Ho finito l'intervento. Determinazione dei gettoni di presenza e delle indennità di funzione degli amministratori comunali. Chi è d'accordo? 8. Contrari? 2. Votiamo per immediata seguibilità. Chi è d'accordo? 8. Contrari? 2. L'argomento numero 4 passa a maggioranza. Passiamo al punto 5, l'ordine del giorno. Nomina commissione consiliare dei beni confiscati. Ci vogliono discutatori? Sì. Ok. La disponibilità dei tre scrutatori, gentilmente, grazie. Tutto quanto sta dicendo che non si sente. Come già fa? Dicono che non si sente. Tutti quanti. No, ma mo tutti quanti lo stanno dicendo, tutti. Qui non si sente tutto quanto. Quando stanno dicendo? E chi che ca? Come la c'è zacca? Chi che è una cosa. Ecco qua. E se lo vada a suonare. Ah, ah, ok, la musica. Ma che me che il telefono tu, non voglio fare guai. Vedete se si sente ora. Nemmeno ora si sente. Sentiamo solo te che hai il telefono in mano. E magari mo non si sente perché stanno parlando lontano. Dopo vedete se si sente col microfono.
Ah, boh, mo non si sente perché non stanno parlando con i microfoni. Un attimo che si mettono ai microfoni. Villano, Turco, ora si sente. Cautiero. Due Alma, uno Bottone, due Turco, tre Cautiero, due Villano. Allora, sono stati eletti Cautiero, Turco, Villano, Alma e Bortone per la commissione consiliare dei beni confiscati. Sì. Quindi prendiamo atto della votazione. Okay. Tutti d'accordo? Votiamo per l'immediata eseguibilità della delibera all'unanimità. Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno, riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A, decreto legislativo 267-2000, commissione tributaria provinciale, sentenza 582-05-15. Relazione. L'assessore al bilancio, prego. Un'altra proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 42 del 22/10/2020 ad oggetto il riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267/2000. Vista la sentenza della Commissione tributaria provinciale numero 582-05-2015, veniva condannato il Comune alle spese legali in una somma di 150 euro. Bisogna provvedere a finanziare l'importo di 190,32 euro con fondi del bilancio comunale al capitolo 1123-2021. Ci sono interventi? Prego, consigliere Bortone. Allora, anche se si tratta
tratta di una cifra irrisoria, la nostra posizione è contraria, anche in linea di quanto abbiamo sempre affermato alla precedente amministrazione. Ci sono altri interventi? Ok, passiamo alla votazione. Chi è d'accordo? 8. Contrari? 2. Votiamo per immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? 8. Contrari? 2. Abbiamo esaurito l'ordine del giorno, quindi il consiglio, abbiamo esaurito il consiglio. Vi invito a mantenere sempre il distanziamento anche fuori dal Consiglio Comunale, per invitare anche gli altri a mantenere il distanziamento visto il particolare momento che stiamo vivendo. Ok, vi ringrazio della partecipazione, vi auguro buona serata a tutti quanti, il Consiglio sciolto.